Vladimir Putin e i paesi baltici. Bai Alessandro Orsini. Vladimir Putin e i paesi baltici. Bai Alessandro Orsini. Chi vi parla si chiama Serafino Massoni. Eccolo qua, Serafino Massoni, eh. Serafino Massoni ha un bel canale su YouTube, circa 15.000 iscritti, circa 12.000 video, oltre 10 milioni di visualizzazioni. Mica male, per uno che presto compie 84 anni, presto compie 84 anni, mica male, eh. Io non sono un nativo digitale, però ci sto alla grande sul web, alla grande, alla grande. Allora, Vladimir Putin, tutti sanno chi è Vladimir Putin, è lo zar della Federazione Russa da circa una ventina d'anni. Tutti sanno quali sono i paesi baltici. Lituania, Lettonia, Estonia. E tutti sanno chi è Alessandro Orsini, professore alla LUISS di Roma. La LUISS di Roma è l'equivalente della Bocconi a Milano. E grande politologo Alessandro Orsini, forse uno dei migliori politologi italiani. Ti va parlando dell'Ucraina, da quando sono iniziate le ostilità in Ucraina. Allora, Alessandro Orsini ci dice che noi dell'Occidente abbiamo paura che Vladimir Putin, dopo aver occupato l'Ucraina, voglia occupare i paesi baltici. E però no, noi dell'Occidente dimentichiamo che la NATO, l'Alleanza Atlantica, si è allargata a Oriente in maniera eccessiva, in maniera provocatoria. Tant'è vero che lo stesso Papa Francesco, subito dopo l'inizio dell'operazione speciale in Ucraina, lo stesso Papa Francesco ebbe a dire che Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina perché la NATO andava ad abbaiare sotto le finestre della Russia. Poi, circa circa l'Alleanza Atlantica, che cosa essa sia, andate a leggere ciò che scrive Sergio Romano. Sergio, ricordatelo, imprimetevi nella mente questo nome, Sergio Romano, collaboratore del Corriere della Sera, ma soprattutto Sergio Romano fu ambasciatore dell'Italia a Mosca per tanti anni. Andate a vedere cosa scrive Sergio Romano della NATO. È uno strumento bellico. Uno strumento bellico, uno strumento fatto per fare le guerre. Sergio Romano, digitate sul web, Sergio Romano e la NATO, vedete che cosa vi esce. Allora, Vladimir Putin ha invaso l'Ucraina. Lo ha detto perché vuole denazificare l'Ucraina. Perché in Ucraina c'è molto, diciamo così, interesse per la croce uncinata, per il nazismo. Tant'è vero che l'eroe nazionale dell'Ucraina è un nazista. Bandera, sì. Ma sentiamo le parole di Alessandro Orsini, sentiamo le parole del professor Alessandro Orsini, sentiamo. Sumo la mia tesi fondamentale.
Se un giorno, mi auguro mai, la Russia dovesse invadere i paesi baltici, ciò non accadrebbe perché la Russia è malvagia, perché i russi sono cattivi e sono lì da 30 anni che non vedono l'ora di avere l'occasione di invadere i paesi baltici. Questo è assolutamente falso. Se un giorno la Russia dovesse invadere i paesi baltici, mi auguro mai, ciò avverrebbe come conseguenza di una decisione strategica maturata nell'elite russa durante la guerra in Ucraina, dopo l'ingresso della Finlandia nella NATO. Questo perché? Perché voglio richiamare le attenzioni sui nostri leader europei, i quali vengono continuamente deresponsabilizzati dai media, siccome il sistema delle informazioni in Italia è stracorrotto e corrotto dalla testa ai piedi, svolge questa funzione di deresponsabilizzazione di questi gran corrotti che guidano l'Unione Europea e che hanno precipitato l'Europa in questo inferno. Siccome chi guida l'Europa è un corrotto, siccome si tratta di gruppi di corrotti che non hanno minimamente a cuore gli interessi dell'Europa, ma sono semplicemente asserviti alle politiche della NATO, allora i nostri media, il sistema dell'informazione, che funzione svolge? Di deresponsabilizzare queste persone. Quindi se un giorno Putin dovesse invadere i paesi baltici, ma questo mica è colpa della NATO, mica è colpa delle scelte sciagurate della Commissione europea, dell'Unione europea. Questo accade soltanto perché l'unico responsabile di ciò è la Russia. La Russia prende le proprie decisioni in totale autonomia, nel senso che è chiaro che la Russia è autonoma di prendere le proprie decisioni, ma diciamo che il processo causale, il processo dell'imputazione causale in questo caso non serve, perché non esistono cause da investigare sul perché la Russia abbia deciso di invadere l'Ucraina e magari domani i paesi baltici, speriamo mai, perché tutto si risolve con la cattiveria di Putin. La Russia è cattiva e quindi vuole invadere i paesi baltici. Follia allo stato puro. Prima di... Avete sentito? Follia allo stato puro. Avete sentito? Follia allo stato puro. Sì. Ripeto, andate a leggere ciò che scrive Sergio Romano, che scrive sul Corriere della Sera. È stato ambasciatore d'Italia a Mosca. Sergio Romano, un grandissimo politologo. Andate a vedere cosa scrive Sergio Romano della NATO. E vi verrà da rabbrividire. Va bene, cari amici. Io ringrazio il professor Alessandro Rossini per queste perle che egli ci dona. E a tutti voi, cari amici, tanti cari saluti dalle opere di Serafino Massoni, che potete trovarle in tutte le librerie.